Incredibile ma vero, siamo davanti all'ennesimo capitolo dell'acquisizione Activision Blizzard da parte di Microsoft. Per rinfrescare un po' le idee, partiamo dal principio. Dopo il blocco dell'acquisizione da parte della CMA britannica, la Federal Trade Commission aveva richiesto una ingiunzione preliminare. Se fosse passata, l'acquisizione sarebbe definitivamente saltata, dato che sarebbe stato plausibilmente impossibile concluderla entro la scadenza accordata del 18 luglio. Beh, la giudice Jacqueline Scott Corley ha analizzato tutte le dichiarazioni delle parti in causa e deciso di dare ragione a Microsoft, negando l'ingiunzione della FTC. Non solo, l'ordine di restrizione temporaneo è stato accorciato al 14 di luglio e dunque Microsoft può portare a termine l'acquisizione persino prima della data del 18 sopracitata. Più di un esperto aveva previsto questa conclusione dopo aver sentito il confronto in aula tra Microsoft e i legali dell'FTC. Il team legale dell'azienda americana era sembrato generalmente più preparato e abile, nonostante alcune argomentazioni solide dall'altra parte in causa. L'unico problema rimane quindi la CMA, dato che il mercato britannico è importante e lucrativo per Microsoft nonostante il calo degli ultimi anni, ed è improbabile che ci sia un cambio di posizione da parte dell'autorità dopo questo verdetto. Ci sono spiragli per il completamento dell'acquisizione, comunque, dopo questa vittoria. C'è stata infatti una sensibile e imprevista apertura da parte della CMA per risolvere privatamente la questione dopo il verdetto. E si parla di alcuni piani dell'azienda per aggirare il blocco, seppur si tratti di situazioni piuttosto complesse da portare a termine. Inoltre, gli altri paesi che si sono espressi a sfavore dell'acquisizione non sono preoccupanti. Il Canada, infatti, non ha bloccato entro la scadenza massima, mentre la Nuova Zelanda non è un mercato abbastanza significativo da risultare realmente problematico per l'operazione. Certo, far uscire Activision dal mercato UK o tentare di chiudere l'acquisizione prima e vincere successivamente un ricorso sarebbero opzioni rischiose e improbabili. È molto più facile che le cose si chiudano dietro le quinte con accordi vari tra l'ente e Microsoft. Dopo il verdetto, comunque, il presidente Brad Smith di Microsoft ha prontamente rilasciato una dichiarazione pubblica in cui ha ringraziato la Corte di San Francisco per la tempestiva decisione. Ora non resta che attendere le prossime mosse del colosso e vedere se effettivamente procederanno con l'operazione, nonostante il muro rappresentato dalla CMA. Quale che siano i loro prossimi movimenti, comunque, non siamo ancora alla fine di questa epopea. Voi continuate a seguirne gli sviluppi in nostra compagnia su multiplayer.it e ricordate di iscrivervi al canale. Alla prossima!